buonasera, siamo qui con gli amici di Toscana Live che ci dedicano una serata. Siamo allo stadio comunale di Cecina nell'occasione di un tentativo di ripartenza della nostra attività sportiva, quello della sezione veterani dello sport. Fino ad ora si è esibita la formazione del calcio camminato, di cui al nostro vicepresidente dottor De Feo, che si muove tantissimo per questa attività e sta raccogliendo successi di presenze importanti. Vi vorrei far dire due parole su questo, mentre in campo c'è il ritorno della squadra di calcio a 11, che stasera ha mostrato i 22-23 effettivi, qualcuno è assente, fanno una partita, diciamo, a ranghi contrapposti, nell'insegna di ritrovarci, di capire se abbiamo ancora l'entusiasmo giusto e la forza fisica giusta per provare a ripartire con la nostra storica attività. Dottor Gianfranco De Feo, vicepresidente della sezione veterani di Ceci. Buonasera, grazie Mauro. A nome dei veterani di Cecina che praticano il calcio camminato, vi dico che abbiamo ripreso dai primi di luglio la preparazione. Quest'anno non ci saranno i campionati nazionali, è arrivato proprio in questi giorni la disdetta del campionato che si doveva giocare ad ottobre a Bassano del Grappa, però per le cause a tutti note è stato rinviato tutto al prossimo anno, sempre a Bassano del Grappa, con la speranza che, diciamo così, tutte queste traversie che abbiamo attraversato finora si possano concludere e si possa riprendere a fare qualcosa anche a livello nazionale. Per ora noi ci muoviamo soltanto a livello locale, regionale, e niente, noi ci prepariamo facendo degli allenamenti, ma le finalità del nostro calcio camminato è soltanto quello di stare insieme, fare questo per il proprio benessere, per la salute. Quindi, diciamo così, la competizione o le gare sono in un secondo momento, quando ci sarà la possibilità di confrontarsi a livello sia regionale che nazionale. Grazie, e ripasso la parola al presidente Guglielmi. Per quanto riguarda il calcio a 11, noi dobbiamo ringraziare lo Sporting Cecina, che ha ripreso da poco la gestione dello stadio, che vediamo nuovo, di zecca, di erba sintetica, dove inizieranno fra un po' le attività giovanili e anche quella della prima squadra del Cecina Calcio. Ci ha ospitato e noi ringraziamo. E anche nella nostra attività che faremo durante l'inverno, se tutto procede come speriamo, useremo qualche volta questo campo, cercando di avere la possibilità di ospitare le squadre che da anni vengono a giocare da noi, tutta Italia o anche fuori Italia, la possibilità di sfruttare questo impianto, che è veramente un'eccellenza per la nostra categoria. Super impegnatissimo per le attività notevoli che ci sono, ha fatto perfino l'arbitro, tra tutto il resto. Due parole anche a uno dei nostri cavalli di battaglia, Stefano Casalini. Buonasera a tutti, buona serata. Vedo che la passione e la volontà, quando c'è pallone e quando c'è tanta amicizia, non viene meno, e quindi questa è una serata ad hoc. Premiamo tutti questi amanti di questo sport, e poi andiamo tutti insieme a mangiare una pizza e programmiamo ancora una volta l'attività per 2020-2021, ringraziando tutti i presenti. Niente, quando c'è da fare una manifestazione del genere siamo sempre in pole position, e niente, ripasso la parola al presidente, grazie. Sì, grazie Stefano, e grazie al nostro regista, che forse finirà la serata con qualche chicca. Ciao, buonasera.